Buongiorno, tu pensa, non so se lo sai, avevamo come ospite un grandissimo ospite, avevamo il direttore del doppiaggio della saga italiana di Harry Potter, Francesco Vairano, il doppiatore di Severus Piton era in sala con noi. Che personaggio stupendo. Che personaggio straordinario, e averlo in macchina che a un certo punto a telefono comincia a fare la voce di Gollum è stato sorprendente. Certo, sì, è stato veramente molto 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 magico. Siamo riusciti a portare al cinema e al teatro dei ragazzini di alcune case famiglie che abbiamo contattato, quindi il progetto sta andando avanti, ha una parte invernale e una parte estiva. In estate infatti noi proponiamo questo campus estivo che è una scuola di magia, proprio come Hogwarts, però la nostra scuola di magia ha ovviamente quattro case che sono le quattro case di Avellino, quindi di Puck Teatre, che è la nostra compagnia. Lo farete anche quest'estate? Quest'estate sì, sarà la seconda edizione e partiremo il 20 giugno a Villa Mendola ad Avellino fino al 29 luglio. E quindi siamo pronti a immergerci. Chi eventualmente volesse partecipare alla scuola, come fa a contattarvi? Allora, può seguirci sulle nostre pagine Facebook o Instagram, Puck Teatre, oppure seguire direttamente La Maledizione dei Potter. E il campus è dedicato alla fascia 8-14 anni, quindi per chi avesse voglia di prenotare può chiedere informazioni e noi saremo felicissimi di avervi con noi. Bene, noi in questa puntata ripercorremo un po' tutti i libri, i film chiaramente di Harry Potter, li racconteremo insieme. Marta e Mattia saranno con noi per tutto l'arco della puntata, anche perché hanno preparato una sorpresa che non vi svelerò, e cominciamo ascoltando un estratto dei primi due film, La pietra filosofale e La camera dei segreti. Sono due scene, io ho scelto queste due scene, poi mi dite voi che cosa ne pensate. La prima in particolare mi piace tanto perché c'è il mio personaggio preferito. Ok, non vedo l'ora di scoprire chi è. Si capirà facilmente qual è, e quindi ascoltate insieme a noi. La levitazione, o capacità di far sì che gli oggetti volino. E avete le vostre piume? Bene, ora non dimenticate il bel movimento del polso che abbiamo provato. Agitare e colpire. Coraggio. Agitare e colpire. Bene. Enunciate Wingardium Leviosa. Su, provate. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. No, fermo. Così caverai l'occhio a qualcuno. Per di più sbagli pronuncia. È Leviosa, non Leviosa. Fallo tu, visto che sei una sapientona. Dai, forza. Wingardium Leviosa. Avete visto, ragazzi? La signorina Granger ce l'ha fatta! Splendido! Wingardium Leviosa! Complimenti! Credo che ci vorrà un'altra piuma qui, professore. Avvicinatevi, mi vedete tutti? Mi sentite tutti? Benissimo. Alla luce degli oscuri avvenimenti delle ultime settimane, il professor Silente mi ha accordato il permesso di fondare questo piccolo club dei duellanti, perché possiate allenarvi in caso abbiate mai bisogno di difendervi, come ho dovuto fare io innumerevoli volte. Per ulteriori dettagli, leggete i miei libri. Lasciate che vi presenti il mio assistente, il professor Piton.
ha sportivamente accettato di aiutarmi con una dimostrazioncina. Non dovete preoccuparvi, ragazzi. Avrete ancora l'insegnante di pozioni quando avrò finito con lui. Non temete. Uno, due, tre. Expelliarmus! Chi se ne importa? Eccellente idea mostrare quella mossa, professore, ma spero non se la prenda. Era piuttosto ovvio quello che stava per fare. E se io avessi voluto fermarla, sarebbe stato un gioco da ragazzi. Forse sarebbe prudente se prima si insegnasse agli studenti a bloccare un incantesimo stile, professore. Un ottimo suggerimento, professor Piton. Occorrono allora due volontari. Potter, Weasley, venite voi. La bacchetta di Weasley causa devastazioni con gli incantesimi più semplici. Spediremmo Potter in infermeria in una tabacchiera. Potrei suggerire qualcuno che appartiene alla mia casa? Malfoy, magari? Buona fortuna, Potter. Grazie, signore. Bacchette in posizione! Paura, Potter? Ti piacerebbe. Al mio tre, lanciate l'incantesimo per disarmare l'avversario, solo per disarmarlo. Non vogliamo incidenti qui. Uno, due, Everte Stati! Ritto sempre! Ho detto solo per disarmare! Serpent Sortia! Non ti muovere, Potter. Ci penso io a mandarlo via. Mi consenta, professor Piton. Volate e ascenderai! Vipera Ivanesca. A che gioco stai giocando? E rieccoci, rieccoci in studio. Abbiamo ascoltato queste prime due scene. Con questo serpentese che ci rimane sempre, ci fa venire i brividi, ci rimane dentro. E in realtà, ecco, la cosa, il filo conduttore tra queste due scene sono gli incantesimi, che poi sono una parte chiaramente fondamentale di tutta la saga. E a tal proposito abbiamo con noi in collegamento per la seconda volta nella rubrica Parola alle parole Stella Grillo. Ciao Stella. Ciao
Ciao, buongiorno a tutti. Allora, oggi analizzeremo tre espressioni diventate famosissime, soprattutto appunto tra i fan della saga, che sono appunto tre incantesimi. E il primo è Alomora, ovvero l'incantesimo di apertura che si trova già nel primo libro, comunque nel primo film, La pietra filosofale. E la sua espressione, o la sua traduzione, comunque è molto simpatica, perché appunto deriva da un dialetto africano dell'Africa occidentale e significa appunto l'amico dei ladri, e rimanda tantissimo appunto a quello che l'incantesimo poi concretizza, ovvero l'incantesimo di apertura. Serve, è una magia che serve per aprire le porte, finestre chiuse a chiave, tanto che Harry e Hermione lo utilizzano ad Hogwarts per manomettere quelle porte appunto della scuola che sono inaccessibili. Quindi è un po' un rimando nell'immaginario comune: quando pensiamo al ladro lo pensiamo sempre intento a manomettere lucchetti, scassinare, ecco. E quindi Alomora ha un po' riprende un po' questo diciamo questa espressione dell'Africa occidentale per concretizzare poi l'incantesimo che utilizzano i maghi ad Hogwarts. Mentre invece la seconda espressione è Oblivion, che è l'incantesimo di memoria, che serve, tra l'altro, scusami se ti interrompo, rimanda proprio alla seconda, al secondo film, l'estratto che abbiamo visto, proprio La camera dei segreti. Esatto, esatto, sì, esattamente. E Oblivion serve, come dicevamo, a cancellare o modificare i ricordi, e appunto utilizzato spesso dal Ministero della Magia nei confronti dei babbani, quindi delle persone comuni, per un po' manomettere anche lì, o comunque falsificare i ricordi, eliminare e cancellarli. E deriva da una forma di latino utilizzata come lingua liturgica, o comunque come lingua letteraria, che è obliviscor, che appunto intuitivamente significa io dimentico, che è una parola appunto del latino medievale. Anche in italiano per esempio abbiamo oblivion, oblivio, oblio, ecco, che rimanda appunto alla dimenticanza e quant'altro. Mentre la terza espressione è probabilmente la più famosa, diventata iconica anche come scena del film, e insomma è diventata cult la scena in cui Hermione bacchetta Ron perché non riesce a pronunciare Leviosa in modo corretto, ed è appunto l'incantesimo di levitazione, Wingardium Leviosa. Questa espressione è un po' una crasi tra la lingua inglese e la lingua latina, perché il primo termine Wingardium scomposto, quindi il suffisso wing, significa in inglese ala, mentre ardium è una storpiatura di ardus, che è un aggettivo della prima classe latina che ha molteplici significati, quindi erto, difficile, arduo, però in questo caso è inteso come alto, altura. Mentre leviosa deriva da levitas, levitatis, che è appunto un sostantivo femminile della terza declinazione, e significa con leggerezza, in questo caso in caso ablativo, quindi con leggerezza, perché proprio questo incantesimo serve a far sollevare, fluttuare per aria appunto oggetti. Bene, e in realtà ecco, questa ricerca ci dimostra quanto lavoro ci sia da parte dell'autrice su ogni singola parola, cioè quanta meticolosità. Esatto, voi vi siete trovati insomma di fronte a queste parole, vi è capitato di scovare dei significati, delle... Beh, ti dico la verità, effettivamente sì, ed è anche da un lato un po' hai paura, no? Ad avvicinarti e a scegliere di utilizzare questo linguaggio per raccontare ancora dopo di lei, però io credo che è questa la sua straordinaria capacità, riuscire a raccontare qualcosa che ha alle spalle una profonda conoscenza e riuscire a far fruire questa conoscenza e a rendere questa conoscenza
accessibile a tutti, e questa credo la sua più grande forza, la più grande forza della Rowling è stato proprio questo, secondo me. Certo, noi allora faccio prima una comunicazione di servizio. Dimmi. Se volete ascoltarci, noi siamo in diretta su www.crtradio.com, sul sito sarà chiaramente disponibile la puntata, anche post registrazione, post diretta, e se volete tra l'altro interloquire con noi, con i nostri ospiti in studio, potete scriverci su WhatsApp al 328 88 12 506. Se volete dirci la vostra su Harry Potter o avete una curiosità, una domanda, potete farlo. Intanto io ringrazio e saluto Stella. Ciao Stella. Ciao Stella, che nome magico. Ciao. Che hai. Che nome magico che hai. E vi lascio con un altro estratto del film, che poi commentiamo subito. Okay. Insieme, che è chiaramente dal terzo libro della saga, Il prigioniero di Azkaban.